Te volevo ci potremmo vedere... anche mettere nel camper a dormire. Assolutamente, bellissimo. Prepararsi per stasera. Stasera grigliata. Per la grigliata e poi 400 km verso Bologna. Esatto. Che deficienti. Sì, sì. Ancora un altro pesce. Reggimi, ho già a pesce. Andiamo. La sponda è ripida. Un'altra trota di quelle lì belle che piacciono a me. Bella! Che piacciono a me. Ma come si chiamano queste trote qui? Una trota di Fassari? Sì. Bellissimo. Questa è bellissima. Non so se hanno un nome macrostigma. I pannucchi è forte. Forte però insomma qui anche... abbastanza semplice, e vabbè, che c'è una riserva, che c'entra, però i pesci vanno sempre presi, eh? Ah, e come fa Go, dice vabbè tanto sono in C1, no, difficile in C1, in Serie A, in B, è difficile, no. Bello. Fa Go è difficile sempre, non ti sento, pesce meraviglioso, guarda che bella Gianfa, bellissima, subito via, no. Bella, oh, che capoccia aveva, più di un chilo, eh? A capoccia, insomma. Una capoccia, proprio bella, sembra il barbo. Il barbo. Dico, a capoccia, no, c'è piccina, la testa, c'è quasi tutta vuota. Ora al Monti, Monti, ha preso anche il Monti. Aspetta, quel danno. Nonostante, che pesce che ha preso il Monti. Ragazzi, abbiamo le magliette buona pesca bianche e il Monti ha preso il pesce, ecco. Sentite, senti qua, mi sentono da Von Cicenburg. Tutte queste trote qui. Bella roba. Allora, lo diciamo alla grande, dalla Mari Bannucchi Maddalanna. No, non diciamo. Sì, siamo troppo puliti. Siamo onesti. Siamo onesti. Non ci si fa. Ah, diciamolo, tutti i pesci che ha preso il Bannucchi l'ho allamati io e le ho passate a lui. Sì, l'ho passato a lui. Soltanto questo, l'ha allamato lui e l'ho preso io. No, mi ha fatto sentire il divertimento di tirare fuori un pesce così. Perché anche questo è un bel pesce. Questo un pesce sarà 6-7 kg. 6-7 kg e mezzo. Ecco. Fai vedere l'esca anche che abbiamo cambiato, ecco, per non sciupare i pesci. Come so? Un gommino. Con la schiuma. Con un singolo ardiglione schiacciato. Forza. Via me lo fai vedere oppure secondo te... Molto, sono in seta. Bello. Seta di topo. Vai. Seta asiatica, bellissimo. Puro 100%, bellissimo. Abbiamo preso già 3 di queste. Bravo. Stavo bravo a tirarla fino a qui. Bravo. Ce n'era un'altra molto più grossa. Bravo. Che stavano seguendo i qui. Bravo. È una potenza impressionante. Grande prova. Questa te l'hai vista come ho fatto, beh, eh? Ma guarda, belle, la tre là sotto. Pigliamene una, pigliamene. La piglio io? Vai, la sotto. Cioè. È bello ordinare, capito? È come dire andare al ristorante e fare il menù. Mi porta una... Lui è uguale, me le piglia. Eccola. Vabbè. No, porca troia, mi ha preso il coso. Non ci credo. Ti ha fregato il gommino? Si è aperto il moschettone. No. Eccola. Bellissimo. Anche questa, chi l'ha presa? Lui. Però mi indietro a tirare fuori. Alza il menino. Aspetta, lo slamo lì senza toccare così. Esatto. Siamo veramente dei puristi. Come siamo noi? Abbiamo anche il pubblico. Guarda, dei puraioli. I puraioli siamo. No, pubblico. Vai. E il camper dietro. Andate. Basta. Fidesen. A Fidesen lo devi sapere, almeno a Fidesen. Fidesen. Che bella carnina. Hai visto? Che bella ciccia. Sì, ma va momenti. Va momenti, eh. Una maglietta buona pesca. Petri Ail. Buona caccia. In tedesco Petri Ail. Oggi ha portato benissimo. Chi è? 50 pesci. Dove? Ostiacarze. Persici. Un luccio.
Altro che buon aperto, porta... Insomma, a volte è un pochetto qui. Sì, sulle macchine non porta bene. No. Posa la maglietta? Sì. Cavola, qua. Ho già preso l'altra cavola. Queste qui belle sugose, queste qui con piccante. So che te vuoi questo. No, no, piacciono a lui, io no. Te vuoi questo? Sì, esattamente. Buonissimo. O più lungo. No, non mi basta fare il furbo, c'è Alberto, c'è la sera. Collaborazione si saluta sempre. Certo, certo. Salve, buonasera. Quel signore là voleva pescare barbe, oggi non l'ha preso, non presi noi, tre soli ma noi. Lui però ieri l'ha preso. No, carpe. Vedi? Porca puttana, ia, ia. Che hai fatto? Aia, guarda, mi è partito qualcosa. Si è staccato un dito. Cioè, ragazzi, siete un gruppo di deficienti. Si va in putrefazione. Questo qui, pensavo fosse il pisello, pensavo fosse il pisello di Ripamonti. Quasi tutti. Dove è Ripamonti? Non c'è Ripamonti. No, lui è Raffaele. A proposito di piselli, cosa vuoi? Presente. Cioè, ragazzi, viene dall'Indonesia, mangiare, ragazzi. Cioè, lui non ci amava perché era tanto perché voleva fare gli scherzi, capisci? Topolino, non capisci sei. Se no c'è un portafortuna. No, no. Questa, oddio, con buona pesca potrebbe andare bene anche questa, Si mangia. Magari. Mangiate, ragazzi. Grazie, buon appetito. Tu hai già mangiato? Abbiamo attaccato anche qua. Sì? Siamo come le mignatte, sì. Ci attacchiamo dappertutto. Sì, sì, sì. E... Speriamo. Botta. Ma non le botte che c'è addosso. Che botta. Ora dove si va? Si va a Bologna. Si fa quanti? 400 km? Sì, sì. Oh, guido io. Che ore sono? Sono le 9.30 a spaccare. Ok. Guido io, perché sennò te e quell'altro, poi mi lasciate le ultime ore, ovvero se quelle vanno dalle 11:30 alle 1, alle 2, e voi dormite. Le faccio io. Le fai te? Io. Va bene, allora guido io all'inizio e poi te le fate dopo. Però dormi un po', invece di rompere le scatole, capito? Dove dormo? Nel letto di sopra? No, in quello di sotto, va bene uguale, perché tanto lo sfondi uguale, capito? È passato una cosa strana. A Fassari, cioè stiamo andando via. Si va via purtroppo, ragazzi. Vedi però qua c'è anche il nostro adesivo. Eccola. Ah! Non voleva andare in video. Senti, mi devi dire una cosa, Erika. Come fai a gestire l'uomo? È difficile. E questi altri due cialtroni qua? Allora, lei è la signora padrona di casa. Ci hanno ospitato un'altra volta, una meraviglia, si sta... Cioè siamo a casa nostra. Siamo a casa, la sensazione è quella di essere a casa. E danno le pillole, si sa venire un giorno solo, poi abbiamo fatto saltare un altro appuntamento e siamo venuti qua direttamente, almeno si sta. Perché si piglia pesci, si mangia da 10. Allora si va via o no? Dai, come ti si alza? Guarda in magliettina però, Guarda in magliettina. Bello, Dio buono. Senza pancia, basta. Domani pescate, Domani sì. Buona festa. So. Noi sereni ormai, proprio siamo. Anzi, buon viaggio. Perché, no. Vi aspettiamo qua da Adriano Gargantini con Erika, con Francesco, con Alberto. Si sta come ragni, si mangia come lupi e si piglia un monte di pesci. Buona? Noi si va a Bologna. Quel camper. 9.40, non ci vedo, 43, maremma diavola, guido io. Parti se? Parto io. E poi spero di star sveglio, perché sì, lo sai, crollo. Sì, certo, strano. Io crollo. Inizia tutto, ciao Adriano. Ciao, carissimo. Grande, ciao. Andiamo via. Ciao, un bacio. Ciao. Questa donna è stupenda. Fra 28 giorni, è qua. Ciao, grazie mille. Ciao, Pischello. Alla prossima. Sono 28 giorni e qua ciao. Il nostro ragazzo. Sono io che devo salutare con le lacrime. Ciao. Ciao. Che lacrime? Lacrime perché se mangio, guarda qua, non mi sta più la fede. Allora, oh ragazzi, però, ogni volta si viene via dal Garga. Si sta male. È perché è come essere a casa. Si
sta veramente male. Lo diciamo a tutti gli amici di Buona Pesca che qua state veramente molto bene, molto molto bene, perché il posto è bello, si piglia pesce e poi loro sono bravi. Allora che si fa? Che si fa? Dove si va? Allora, dove si va? Lo sapete che siamo dei deficienti, vero ragazzi? Prossima tappa Gianfranco? Allora, ora si sta andando a Bologna. Domani andremo a visitare un'azienda che voi conoscete molto bene. Poi andremo da un'altra azienda degli amici, perché noi andiamo a trovare gli amici. Zona Pistoia, dove? Sì, Agliana Prato. Agliana Prato. Negozio. Poi a pescare in un lago vicino a Siena. Dove dei nostri amici, cioè voi praticamente, sì, di buonapesca.it ci avete invitato e noi veniamo a pescare da voi. Esatto. Poi la sera dove si va, Ingrid? La sera siamo a cena di altri amici, perché noi siamo sempre con amici. A Montalto di Castro. Che è sotto il Betello. Sotto il Betello. Da quel ragazzo che vi ha guidato la barca alla pesca del cuore. Da Luca. Che hanno aperto un negozio, si chiama Pesca Shop, a Montalto, da pochi giorni. Poi lunedì, martedì mattina andremo a pescare ad Orbetello e poi torniamo. Esatto, saluti a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao, ciao, ciao.